file di oltre 100 metri dinanzi al PAN per le opere di Andy Warhol. Una partenza sorprendente per la mostra Vetrine, organizzata dall'Associazione Spirale di Idee e dal Comune di Napoli e curata da Achille Bonito Oliva, con 180 lavori del maestro della pop art, molti dei quali ispirati al rapporto dell'artista americano con la città di Napoli. Amo Napoli perché mi ricorda New York, specialmente per i tanti travestiti e per i rifiuti in strada. La straordinaria esposizione al Palazzo delle Arti di Napoli celebra il rapporto intimo e speciale di Andy Warhol con la città, forte di amicizie e di scambi intellettuali. Ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa mostra unica e straordinaria, Associazione Spirale di Idee, sponsor privati, un ringraziamento personale e particolare al professore Bonito Oliva anche per le parole che ha espresso complessivamente per la nostra amata e complessa città. Noi siamo particolarmente orgogliosi di mostrare in questo posto straordinario che stiamo valorizzando a Napoli, che è il PAN, la mostra di Andy Warhol. La presenza di Warhol a Napoli fu promossa dal gallerista Lucio Amelio e dal regista Mario Franco, che nel 76 realizzò il filmato Andy Warhol mangia, oggi proiettato in una sala della mostra. I soggiorni napoletani ispirarono diversi lavori, come i ritratti dello stilista napoletano Ernesto Esposito, della collezionista Graziella Lonardi Buontempo e dello stesso Amelio. Alla celebre serie dei ritratti Marilyn del 1967 corrisponde al piano superiore nell'allestimento del PAN la serie Vesuvius del 1985, che sviluppa lo stesso procedimento stilistico di sostituzione del colore su una forma fissa. Come nei processi di produzione industriale, la serialità suggerisce l'annullamento della personalità dell'artista e la trasformazione dell'individuo in automa. In un'intervista ad Art News del 1963, Warhol afferma: «Tutti si rassomigliano e agiscono allo stesso modo, sempre più ogni giorno che passa». Napoli compare anche nelle istantanee fotografiche Napoliroid, mentre al terremoto dell'Irpinia del 1980 è dedicato il monumentale trittico Fate presto, un'opera che moltiplica in diverse tonalità la disperata prima pagina del Mattino che racconta il terribile evento. La mostra, che tra l'altro ha tra le sue motivazioni culturali anche il legame speciale che c'è tra Warhol e Napoli, troverà anche le occasioni, i modi e le forme creative di questi nostri giorni attraverso le quali la città di Napoli parteciperà coralmente a questo evento, perché quel legame speciale tra l'altro ha prodotto alcune delle opere più significative di Andy Warhol, opere che sono intimamente legate a pagine importanti della storia di questa città. Radicalizzando l'idea di Duchamp, che trasporta un oggetto comune in uno spazio museale trasformandolo così in opera d'arte, Warhol celebra la società dei consumi coi barattoli della minestra Campbell's e le scatole di detersivo Brillo. In questo senso, spiega Bonito Oliva, Warhol è il Raffaello della società di massa americana, perché ha dato classicità agli oggetti di consumo. Se vi dico che ad oggi ci sono già 500 prenotazioni di 500 scuole di visite guidate, che in questa ultima settimana decine di cittadini venivano al PAN convinti che la mostra fosse già aperta e chiedevano di entrare, veramente non mi credereste, ma è così. Ed è profonda radice. A Napoli i collezionisti posseggono le opere di Warhol, Warhol è stato da noi, ci è ritornato e ha dato il suo impegno anche in momenti molto difficili della vita della nostra città. Una testimonianza è il cosiddetto Fate presto, che si può ammirare, questo trittico che si può ammirare in una delle sale della mostra. Dunque una scommessa vinta. Fino a Pasqua sarà possibile visitare gratuitamente la mostra, che in seguito resterà aperta tutti i giorni fino al 20 luglio, escluso il martedì.